Bentornati sul canale di Giovanni Volpi. Per presentare questa nuova camminata piuttosto lunga che faremo insieme, ho scelto il parco accanto al Palazzo del Ghiaccio di Alba di Canazzei, perché proprio nel parcheggio del Palazzo del Ghiaccio ho lasciato l'automobile, in quanto la prima parte del nostro percorso non sarà a piedi, ma caratterizzata da una doppia tratta di trasporto pubblico. In sottofondo ho il dolce e continuo movimento delle acque del torrente Avisio, questo corso d'acqua sempre piuttosto generoso che percorre l'intero fondovalle. Dicevo infatti che le corriere saranno la protagonista di questa prima parte della camminata e saranno molto preziose, perché mi permetteranno di andare dal centro di Alba di Canazzei fino a Malga Ciappela, che è il vero punto di partenza della nostra gita. Ma passeremo dal Trentino al Veneto e dunque, dovendo attraversare due amministrazioni, non avremo un unico pullman a portarmi. Dovrò infatti raggiungere prima il rifugio Marmolada Castiglioni, quello che si trova in cima alla diga del Fedaia. Dopodiché attenderò la coincidenza, che non sarà proprio istantanea e quindi mi costerà un po' di ritardo, e qui con un secondo pullman di amministrazione veneta raggiungerò Malga Ciappela. Dunque dovete mettere in conto una percorrenza con le corriere di circa un'ora o anche un po' di più. Sì, è un tempo importante, ma almeno vi risparmia la complicazione di disporre di due mezzi di trasporto, come per esempio due automobili, per cui ne dovrete lasciare una per forza qui ad Alba e con l'altra raggiungere Malga Ciappela, ma poi alla fine della gita dovrete recuperare anche questa automobile. Perciò vedete che alla fine non c'è un'ora di pullman, ma vi è il trasporto automobilistico e quindi comunque dovete sempre mettere in conto una certa tempistica nel percorrere tutti questi chilometri che collegano la parte finale con la parte iniziale del nostro tragitto. Partiremo dunque da Malga Ciappela e percorreremo anche un dislivello importante, perché raggiungeremo prima il rifugio Fallier, poi il passo Ombretta, vi sarà la ridiscesa nella Val Contrin, tappa al rifugio Contrin e quindi discesa finale attraverso i boschi fino alla chiesa di Alba, dopodiché arriveremo al Palazzo del Ghiaccio nuovamente. La varietà di paesaggio che attraverseremo con questa camminata è favolosa, soprattutto caratterizzata da molti boschi che io adoro proprio per i profumi balsamici e ineguagliabili che questi emanano. Sono profumi che riempiono i polmoni e, assieme al fresco dell'ombra della vegetazione, addolciscono qualsiasi fatica. Il passo diventa veramente più morbido e non sembra di aver camminato per così tanto tempo. Attraverseremo anche dei pascoli piuttosto ampi, estremamente popolati di marmotte. Non so quante ne vedremo, ma sicuramente sentiremo i fischi di vedetta con i quali le sentinelle fanno la guardia per proteggere le proprie famiglie dagli intrusi, me compreso, che percorrono la valle. E insomma, sarà anche questo un giro particolarmente caratteristico, che offre una varietà di paesaggi veramente totale e nel quale soprattutto avremo il brivido di trovarci al cospetto proprio dei due estremi della natura: la parte brutale, autoritaria, minacciosa, persino quasi pericolosa, quando cioè saremo al di sotto della parete verticale della Marmolada, letteralmente verticale, quindi ci troveremo sovrastati da una maestà di roccia di quasi un chilometro sopra le nostre teste e quindi qua ci sentiremo veramente piccoli come non lo siamo mai stati nella nostra vita, ma nello stesso tempo questa natura che ci sovrasta e ci fa capire chi è che comanda, nello stesso tempo però ci accompagnerà con i suoi profumi, con le sfumature di colore, con una carezza veramente sulla nostra pelle e nell'anima per addolcire le fatiche e rinfrancare lo spirito di tutto in una passeggiata che sarà veramente una rigenerazione totale della persona. Bene, non resta allora che metterci lo zaino in spalla
Seguitemi e credo che ci divertiremo molto anche questa volta. Buona camminata a tutti. Siamo partiti con la Corriera, la giornata promette benissimo dal punto di vista meteorologico. Sto registrando questo filmato il 28 luglio del 2023, quindi non siamo ancora proprio in alta stagione, tuttavia bisogna sempre mettere in conto qualche problema di traffico, per cui i tempi dei pullman non sono sempre rispettati, gli orari, quindi bisogna considerarli sempre con un margine di elasticità. C'è traffico di automobili, di valorosi ciclisti che si attentano ad affrontare queste salite e quindi si fa quel che si può. Comunque gli orari sono abbastanza rispettati. Ho cambiato leggermente programma, mi trovo al Passo Fedaia, non al rifugio Marmolada Castiglioni. Vi volevo offrire un panorama dalla diga, un panorama molto spettacolare del lago, ma vedendo che i tempi si dilatavano un po' con il pullman, ho preferito, un po' per tranquillità mia, anche se all'atto pratico non cambia molto, spingermi fino al capolinea della Corriera, quindi fino al Passo Fedaia. Ed ora aspettiamo la seconda Corriera che ci porterà a Malgaciapela. Quindi come tempi di trasferta, insomma, sì, sono abbastanza lunghi. Abbiamo già ormai raggiunto quasi l'ora e mezzo di tempo. E beh, pazienza, insomma. Avevamo detto che bisognava tenere in conto, purtroppo, che per quanto si provi a partire presto, purtroppo bisogna fare i conti con questo disagio. Ecco, dipende tutto da quanto poi si è disposti a camminare sotto il sole e naturalmente da qual è l'itinerario che dovete affrontare. Perciò se avete molte ore di cammino da fare, insomma, dovete tener conto che se prendete in considerazione il pullman, questo è comunque ciò che vi toccherà affrontare, dovete metterlo in conto nella vostra tabella di marcia. Comunque abbiamo fiducia. Ragazzi, qua è una sciagura. Sono partito in tempo per prendere il primo pullman che mi portasse a Malgaciapela, o meglio che mi portasse al Passo Fedaia, poi per la coincidenza, ma è stato un disastro. Qui tra il traffico e le coincidenze lunghe praticamente ho impiegato 3 ore. E quindi anziché essere qui a Malgaciapela verso le 11, diciamo, a iniziare la camminata, 10:30, che già sarebbe stato un orario piuttosto tardo, eccomi qua a 9:50 a partire e sto ancora cercando l'imbocco del sentiero che è qui a fondo valle. Comunque ci siamo. Veramente una situazione molto molto critica, nel senso che dovrò un po' affrettarmi, quindi non ci godremo tanto la gita, dovremo camminare di buon passo e fare questa traversata e vedremo a che ora arriveremo stasera, perché non ci potremo neanche concedere delle particolari soste di ristoro e soprattutto spero di trovare ancora uno spazio di parcheggio all'albergo, visto che in questo periodo inizia ad affollarsi un po' e c'è un po' di lotta per trovare un posto. Comunque in teoria il mio spazio per la mia piccola macchina dovrei ancora averlo. Ecco qua, allora entriamo all'inizio del sentiero. Ecco qua, c'è l'indicazione dell'agriturismo, ecco soprattutto Camping Marmolada Malgaciapela. Ecco, questo è il riferimento per l'inizio del sentiero.
Si vede che non venivo qua da un bel po' di tempo. Non venivo qua veramente da tanti anni. E infatti non riconosco più nulla. Soprattutto questa strada, che adesso è completamente asfaltata e quindi sicuramente velocizza un po' la marcia di trasferimento verso la prima rampa che ci farà salire dentro la valle del Falier. Però ragazzi, partire a quest'ora è stato proprio quello che non ci voleva. Ah, ecco, piccola deviazione, un po' di scorciatoia per guadagnare tempo. Ecco, cominciamo dunque a salire per i boschi e vedremo come andrà. Però ci tengo a raccontarvi questa salita perché è veramente meravigliosa. È una traversata che lascerà sicuramente ottimi ricordi e vi accenderà sicuramente la voglia di provare anche voi. Questa dovrebbe essere la Malga Ombretta, la prima tappa del percorso subito dopo il campeggio. Sono passati veramente un po' di anni, non solo per via dell'asfalto che non c'era all'epoca e che devo dire mi sta aiutando molto a tenere un passo veloce, perché ho veramente un appoggio stabile che mi permette di camminare spedito senza fatica nonostante una discreta pendenza della strada. E poi questo era il punto dove una volta si lasciava l'automobile, si arrivava fino a qua, perciò diciamo che rispetto al percorso odierno, ecco, ci sarebbe già stato un risparmio di una ventina di minuti, 25, non si buttano via, ecco, è più che altro una questione di tempo più che di fatica, però la partenza era da qua. Molto meglio come sono state organizzate ora le cose, sia chiaro, perché la zona è pulita, è silenziosa, è tenuta come un giardino, non ci sono automobili, va benissimo, per carità. E comunque la strada che va verso il rifugio Falier, ora la inquadriamo, la strada che va verso il rifugio Falier una volta era tutta di ghiaia, era tutta bianca questa, e quindi per buona parte si cammina su un tratto carrozzabile, perché ovviamente, come vedete, queste sono zone di cantieri, di lavori di manutenzione del bosco e del territorio, per cui devono potersi muovere anche dei mezzi ingombranti e pesanti. Ecco perché prima ho parlato al condizionale, perché mi sembrava infatti che la Malga Ombretta fosse a un'altitudine molto maggiore. Infatti la Malga Ombretta è quella che si raggiungerà alla fine del sentiero nel bosco, quando si imboccherà la vallata che porta verso il rifugio, con un dislivello ormai moderato e una pendenza contenuta. Vediamo infatti che per la Malga Ombretta si può andare continuando lungo questa prosecuzione della stradina, che ormai è diventata bianca, appunto come quella di una volta, e poi qui abbiamo infatti il sentiero 610 che indica Malga Ombretta, rifugio Falier e soprattutto Passo Ombretta, che è la destinazione finale, diciamo lo scollinamento, il gran premio della montagna che dovremo affrontare per rimanere in un gergo ciclistico. Il sentiero ora comincia a salire abbastanza ripido nel bosco
e quindi copriremo la prima parte del dislivello con relativa facilità, abbastanza rapidamente. Diciamo che il vantaggio di essere partito, ahimè, a un orario mio malgrado, un orario così tardo, è che sto beneficiando di un aiuto del cielo. Non soltanto l'ombra del bosco mi sta dando conforto, mi sta tenendo fresco, ma sono passate alcune nuvole, sono arrivate tempestivamente in soccorso, per cui se mi fossi messo a camminare lungo questo sentiero intorno alle 10, per esempio, c'era un sole da cuocersi e col cielo veramente sereno. Adesso il cielo è parzialmente interrotto dalle nuvole e quindi, insomma, dai, abbiamo un climatizzatore gratis. Per completezza di documentazione ho ripreso anche l'altra indicazione per il sentiero alternativo che si apre sulla sinistra, ma noi continuiamo ad inerpicarci per questo ripido sentiero nel bosco, veramente molto bello, e siamo accompagnati da quei profumi balsamici che tolgono una buona parte della fatica. Il sentiero era praticamente una scorciatoia lungo il bosco che ha accorciato di parecchio il percorso e ora si ricongiunge con la strada che vi dicevo all'inizio. Appunto questa strada ampia, percorribile con i mezzi pesanti, 4x4, per le manutenzioni e i rifornimenti. Non sembra, ma di strada ne abbiamo già percorsa, perché il nostro punto di partenza è proprio là in fondo. Spigolo della parete nord della Marmolada in tutta la sua maestosità, ancor più accentuata dalla presenza delle nuvole. Il nostro sentiero si svolgerà invece a ridosso della parete sud-ovest. Infatti, quando poi saremo nella Val Contrin, dal rifugio Contrin si vede proprio la via di accesso per la parete sud. Appena finito di descrivere la parete della Marmolada, entriamo finalmente nella valle che porta al rifugio Falliere. Ecco infatti la Malga Ombretta, eccola qui, finalmente, eccola. Ecco, questa valle è molto ricca di marmotte, ma non so che avvistamenti riusciremo a fare data l'importante presenza di turisti. Là di fronte la sella che conduce al passo Ombretta, quindi la nostra destinazione è sempre ben fissa davanti a noi. Insomma, abbiamo ancora da andare e soprattutto da salire, perché il dislivello complessivo sarà di poco inferiore ai 1300 metri.
era qui sulla stradina. Ha attraversato. Mi sono fermato. Aspettato che non ci fosse nessuno per attraversare. Questo particolare cippo artistico che indica, come si vede, i punti cardinali segnati da delle lettere di ferro battuto, indica proprio le coordinate, latitudine nord 46 gradi 25 primi 422 secondi e longitudine est 11 gradi 52 primi e 83 secondi. Questo rappresenta il centro geografico esatto delle Dolomiti. Quindi, questo cosa vuol dire? Vuol dire che prendendo tutta l'area geografica del territorio dolomitico e facendo un calcolo esatto del suo baricentro geometrico, si va a cadere proprio in questo punto preciso. E siamo al cospetto, come vi dicevo prima, della maestosa parete sud-ovest della Marmolada, che sparisce in mezzo alle nuvole sembrando veramente infinita. È uno spettacolo meraviglioso che domina tutta questa vallata, domina l'arrivo verso il rifugio Fallier e ovviamente infonde nell'escursionista una motivazione spettacolare, veramente molto forte. Vedete allora, questo è il rifugio Fallier, dove arriveremo tra poco, e qua si intuisce la pendenza abbastanza importante, quindi il dislivello, che qui ancora non si vede tutto, per arrivare al superamento del passo Ombretta. Indicazioni infallibili. Ripartiamo subito dal rifugio Fallier dopo aver dedicato qualche istante a riprendere alcune cose veramente carine di questo rifugio, a parte l'indicazione inequivocabile di qua si va di qua e di là si va di là, questa assolutamente perfetta per non perdersi. Poi le splendide gallinelle padovane che hanno qui al rifugio, veramente un'attrazione per la loro bellezza. E poi avete notato prima, alla Malga Ombretta ci siamo concessi anche la fotografia di una vipera di passaggio tranquilla che stava facendo ovviamente i fatti propri e noi abbiamo badato ai nostri. Dunque, ripartiamo allora per la nostra salita. Abbiamo la parte più rilevante ora del dislivello,
perché è anche quella con la maggior pendenza media, e saliamo verso il passo Ombretta. Ci sono nuvole, ma sono sempre molto alte e quindi ci auguriamo di trovare scoperto, di non trovarci cioè a camminare in mezzo alle nuvole proprio alla fine del nostro sforzo, proprio cioè alla destinazione reale di tutta questa meravigliosa gita che affrontiamo insieme. Mi spiace che la luce non sia delle più favorevoli, ma chiaramente io mi sto muovendo un po' seguendo lo zig zag del sentiero, che ogni tanto è a favore di luce, ogni tanto un po' meno, e poi devo tenere il cellulare per comodità, per le riprese, un po' basso, un po' alto, e allora qualche volta capita anche il controluce. Insomma, mi spiace non darvi una ripresa proprio di quelle da cineasta, ecco. Allora, c'è soltanto un piccolo commento, un po' dispiaciuto, un po' amaro, che vi vorrei fare su questo primo tratto di camminata molto bella, una salita sempre splendida per i boschi e per la valle. Nel tratto lungo il bosco io ci tenevo a riprendere una zona in cui il corso d'acqua, che scende veramente impetuoso dall'alto della Marmolada e probabilmente sgorga da vie sotterranee, dove acquista veramente una velocità spaventosa, ecco, in quel punto mi ricordo che il corso d'acqua creava una piccola cascata, ma veramente fragorosa, in una sorta di punto di svolta all'interno del bosco, quindi affiorava proprio quasi dal nulla, dalle viscere della terra, questa vena d'acqua potentissima che si schiantava in mezzo alle rocce e poi continuava il proprio corso. Ma mi ricordo che era un rumore, si sentiva un rumore di una tale violenza, di una tale forza, da non riuscire a parlare col proprio vicino neanche a voce alta. E allora avrei tanto voluto riprendere quel punto, ma non l'ho trovato. Allora mi sorge il dubbio che per raggiungere quella zona io avessi dovuto mantenere il sentiero esterno. Quando eravamo nel bosco io ho preso la deviazione indicata, quella che era la scorciatoia, il sentiero vero e proprio che si arrampica nel bosco, mentre sulla destra vi avevo indicato infatti una strada di ghiaia un po' stretta che però indicava la via verso la Malga Ombretta. Quindi c'era un'ambiguità, cioè raggiungere la Malga Ombretta o col sentiero interno o con questa stradina. E ho l'impressione che fosse proprio quella strada che raggiungeva il punto che vi avrei tanto voluto mostrare. Quindi, siccome non ho avuto occasione di farlo, se qualcuno di voi, riprendendo questo giro, volesse invece prendere la stradina, eventualmente nei commenti del filmato mi confermi se il corso d'acqua c'è ancora oppure se qualcosa è cambiato. Perché poi, continuando la salita, nel tratto a strapiombo sulla vallata, ho notato che c'è un altro punto dove onestamente mi aspettavo di vedere scorrere dell'acqua, e invece è completamente secco. E mi sembra, in, diciamo così, ragionando molto, molto a spanne, che quel punto fosse proprio al di sopra di quella zona del bosco dove ci sarebbe la cascata che vi volevo far vedere, e che quindi quello potesse essere il canale di alimentazione. Perciò può anche darsi che a causa di movimenti, di smottamenti naturali oppure di operazioni artificiali sul territorio siano state compiute delle canalizzazioni dell'acqua, magari per sfruttare anche certe risorse della montagna in modo che non vadano perse semplicemente con lo scorrimento verso il fondovalle. E allora può anche darsi che quella cascata sia stata ingabbiata, insomma sia stata intrappolata in qualche modo e trasformata in una risorsa, magari in una vena di captazione, di alimentazione dell'acquedotto locale. Potrebbe essere benissimo. Comunque, se qualcuno di voi
avesse l'idea di passare da queste parti, ecco, gli do un compitino da fare, provi a cercare se questo meraviglioso punto di fragore dell'acqua si può ancora visitare nel bosco, oppure se è andato perso, ecco, quindi rimane soltanto un bellissimo ricordo per chi ha potuto vederlo. Il sentiero sale molto bene sempre in mezzo a questa pietraia. Vedete proprio le conseguenze della erosione attraverso le varie epoche, talvolta anche molto ravvicinate tra loro, con le quali letteralmente si distruggono queste montagne. Vedete tutte queste crepe, queste fenditure, queste sono tutte zone nelle quali l'acqua sta esercitando una azione distruttiva, quindi sta aprendo dei varchi ed è molto favorita soprattutto con le azioni di gelo, quando appunto si espande, aumenta volume. E perciò bisogna stare attenti, perché queste sono montagne sempre in continua evoluzione. Di fronte a noi il tratto finale del percorso. Sulla sinistra abbiamo il bivacco Marco dal Bianco, che è ben riconoscibile per la casetta rossa, per la baracca rossa, e sulla destra il varco per il passo Ombretta. Il bivacco Marco dal Bianco è il punto più alto, di pochi metri, ma è il punto più alto in cui verrà registrato il massimo dislivello di questa escursione. In alcuni punti, anche nel tratto precedente, quando ancora il sentiero passava in mezzo alla vegetazione, insomma in mezzo agli ultimi pascoli, e in alcuni punti un po' si rischiava di perdere la traccia della salita. Sì, ma diciamo che più che altro si perdeva la traccia ottimale, ma non che quelle che potevano sembrare delle tracce alternative fossero poi dei sentieri che portavano fuori strada. Quindi potete salire comunque con buona confidenza, ecco, dove vi porta l'intuito, però basta sempre mantenersi più o meno al centro della conca, puntando sempre leggermente verso destra, e a un certo punto si ritrova proprio il percorso a zig zag di ghiaia battuta, che poi termina su questo ghiaione, su questa pietraia, dove abbiamo ancora gli ultimi lembi di erba che la caratterizzano, ma si cammina sempre di più fra i sassi. Io ricordo la prima e unica volta in cui venni da queste parti, e ormai è passato veramente tanto tempo, posso dire che sia trascorso un quantitativo di tempo più lungo di metà della mia vita. E no, mi ricordo che all'epoca avevamo affrontato proprio le nubi basse, e in alcuni tratti, qui e anche un po' più avanti, proprio sembrava quasi di non sapere dove stavamo andando. C'era proprio quel senso di incertezza che bloccava anche un pochino, anche perché poi erano nubi basse, ovviamente il vento soffia perché questa è zona di valico, e quindi l'aria fredda, se avevi un attimo di esitazione, tendeva un po', no, a prendere i muscoli e a fermare le gambe, quindi ci si sentiva più appesantiti e nello stesso tempo anche più incerti sulla strada da percorrere. Insomma, è stato
un piccolo tratto di avventura, un'esperienza in cui abbiamo vissuto una mezz'oretta memorabile, ecco, veramente la parte che abbiamo ricordato di più di quella escursione. E oggi la situazione è nettamente diversa. Guardate un po' che razza di un panorama che si staglia intorno a noi, e la copertura nuvolosa è veramente alta e abbastanza rarefatta, quindi abbiamo tanto sfondo azzurro. Salita inesorabile, ma ormai è finita, e davanti a me ecco qui il passo Ombretta, e un po' più avanti, in una posizione protetta e ancorata nella montagna, ecco qui il bivacco Marco Dal Bianco, che adesso si intravede, ma lo andremo a visitare più da vicino. È davvero un'emozione tornare da queste parti, veramente dopo tanto, tanto, tantissimo tempo, e soprattutto essere accolti così dalla montagna, con un clima assolutamente perfetto. C'è una temperatura fresca quanto basta, il vento non soffia forte, ovviamente è una zona di valico e quindi l'aria ci sarà sempre, guai se non fosse così, però tutto va perfettamente. La maestà della Marmolada sopra di me è qualcosa di meraviglioso. Questa è proprio la parete sud che si affaccia sulla Val Contrin. Questo è lo sviluppo della parete sud-ovest che abbiamo affiancato prima nella salita a fondo valle, nella zona del Falier. Ora, prima di scendere giù, noi entreremo qui per poi andare verso il rifugio Contrin, ma ora ci spingiamo da questa parte, saliamo su queste roccette e andiamo verso il rifugio Marco Dal Bianco. Il bivacco si raggiunge per questo comodo sentiero, veramente ricavato molto bene, scavando la roccia e ricavando proprio questo bellissimo percorso sul quale in larghezza ci possono stare anche due persone. Questo è sicuramente un anfratto risalente alla Grande Guerra, che su queste montagne ha avuto teatri assai cruenti, in cui un numero non ben precisato di soldati non è arrivato neppure ai 21 anni di età. Ecco allora il nostro percorso. Eccoci qui. Il bivacco Marco Dal Bianco è ormai davanti a noi, a completare questa meravigliosa salita. Dopodiché affronteremo una lunghissima discesa fino ad Alba di Canazei. Ciao belli! Cosa facciamo, ragazzi? Io vado di là, eh? Non vi voglio disturbare, io vado al bivacco, eh? Ciao, belli! Ciao, bellissimi! Io vado di là, eh? Vado lì al bivacco. Mi disturbo.
Dopo l'incontro meraviglioso ravvicinato con gli stambecchi, beh, insomma, anche questo è stato un vantaggio del camminare in solitaria. È un rischio perché non si è accompagnati da qualcuno, anche se comunque si frequentano dei sentieri abbastanza classici, per cui non è difficile trovare anche dei gruppi di persone. Però sono situazioni in cui manca ovviamente la compagnia, l'appoggio di qualcuno che potrebbe essere prezioso in caso di bisogno. Però proprio il fatto di essere da soli e di camminare nel silenzio più totale immerge nella natura in un modo veramente completo. Per cui proprio questa armonia, questo silenzio che si creano, fa sì che a piccoli passi, sottovoce, si entri nel grembo di questa meravigliosa scenografia in cui gli attori recitano ciascuno la propria parte nel teatro della vita. E allora, insomma, incontrare stambecchi è stato il coronamento, il premio finale per questa gita veramente meravigliosa, rimasta anche questa per troppo tempo nello scrigno dei ricordi. E allora eccoci qua, dunque, siamo al bivacco Marco Dal Bianco, un fabbricato che risale al 1968, cioè l'anno seguente la morte di questo ragazzo, appunto, questo Marco Dal Bianco, che vedo qui dalla targa, nacque il 14 novembre del 1936 e morì il 15 settembre del 1967. Dunque non fece neppure in tempo a compiere il suo 31esimo anno di età, questo valoroso e rimpianto membro del gruppo CAI di Marano Vicentino, il quale è rimasto particolarmente turbato, scosso da questa gravissima perdita, vuole appunto dedicare a perenne memoria la costruzione di questo bivacco, un fantastico punto di appoggio per tutti gli alpinisti che si vogliano addentrare nella esplorazione, nella conquista di queste montagne, dalla cima Ombretta, eccola qui di fronte a me, e ovviamente Sua Maestà la Marmolada, che abbiamo già ammirato più volte, ma non ci si stanca mai di guardare. Insomma, è un fabbricato nel quale per entrare basta semplicemente tirare questa leva, eccolo qua. Dunque si entra, ci sono tutte le brande, vediamo se riesco a riprendere un po' come è fatto al suo interno. Tre brande da questa parte, tre dall'altra e altre tre in fondo, quindi abbiamo 9 posti veramente comodi con tutte le coperte e la dedica finale a memoria di Marco Dal Bianco. Questo bivacco, Marco, i tuoi amici hanno qui posto per ricordarti alla montagna e a chi la sale. E quindi chiunque, me compreso, penserà a questo ragazzo e nel riprendere fiato e nella contemplazione di queste montagne ci sarà l'atto di preghiera, l'atto di riflessione, di meditazione e in fin dei conti anche di una sorta di gratitudine, perché questo sacrificio umano paradossalmente è servito per intensificare ancora di più la memoria, e non solo di questo ragazzo, ma la memoria di tutti coloro che sono caduti in montagna, che si sono immolati per essa, nella guerra, nella passione per la conquista, in questo motore inspiegabile che si trova nello spirito umano e che spinge ad andare oltre, anche a sfidare il limite, ad andare anche oltre il rischio stesso della vita, quasi come se non importasse sapere che in quel momento la vita potrebbe anche concludersi, perché ci si sente abbracciati in qualcosa di irreale che ti porta in un'altra dimensione, in un altro mondo, è un'esperienza mistica. Quindi
questa morte, questa esperienza drammatica che ha turbato profondamente questo gruppo di alpinisti e tutta la comunità alpinistica in generale, però ha permesso di costruire questo vano di servizio molto prezioso, molto utile, che nello stesso tempo però è come un tempio, è come un altare, un luogo sacro che aggiunge ulteriore sacralità alla montagna, perché qui davanti a questo bivacco si medita ancor di più in contemplazione e ricordando quelli che non ci sono più e che magari con il loro spirito ancora ci fanno compagnia, affrancandoci dalle nostre fatiche durante le nostre salite. Ultimo sguardo al panorama prima di scendere a valle. Quindi ricordiamoci bene quello che stiamo guardando, quello che stiamo ammirando, perché è una ricompensa che vale il prezzo di questa salita, che non è stata poi neanche così estrema, così faticosa, così lunga. Richiede solo un po' di pazienza, ma si affronta bene. Poi con tutte le tappe che mette a disposizione, veramente non c'è problema, non c'è alcuna difficoltà. Basta essere soltanto un po' allenati. Ecco il bivacco Marco Dal Bianco col mio zaino a firma di questa gita che abbiamo fatto insieme. E ora scendiamo da quella parte. Andiamo dunque verso la Val Contrin. Documenteremo un pochino anche la parte della ridiscesa, ma diciamo che il grosso è fatto, ecco, quindi questo è il, possiamo dire in un certo senso, il punto di conclusione del filmato, anche se naturalmente è importante documentare pure la parte del rientro, perché ha dei lati veramente pregevoli che giustificano anche la scelta della traversata piuttosto che fare il percorso andata e ritorno, ovviamente. Molto caratteristico questo passaggio, vedete ormai la strada importante che abbiamo percorso, si ridiscende la pietraia dal passo Ombretta attraverso un sentiero comunque ben definito, però un po' cedevole, per cui attenzione a come appoggiate i piedi, mi raccomando, bilanciate sempre il vostro peso in avanti, così non rischiate che il piede vi parta in avanti. E poi ecco qua, il passaggio ormai di scenografia, ci lasciamo alle spalle uno scenario ed entriamo in uno nuovo. Di fronte a noi, guardate mo in lontananza che cosa si apre, abbiamo il rifugio Passo San Nicolò, quindi la Valle San Nicolò che si intravede dietro, quindi le creste che sormontano il Ciampach, quindi abbiamo il Colach che si intravede, comincia a sbucare, perciò abbiamo la seconda parte della nostra gita che diventa sempre più reale. Noi ormai, vedete, il passo Ombretta comincia a lasciarci, dietro le nostre spalle iniziamo a non vederlo più, ecco qua, voltiamo l'angolo, spero che la mia voce si senta ancora, voltiamo l'angolo e adesso il sentiero punta giù verso la Val Contrin, dove, anzi, questo primo tratto, non so se l'accento sia giusto, si chiama Val Rosalia o Rosalia, insomma, e abbiamo là in fondo la Malga Contrin e il bellissimo complesso molto caratteristico di questa zona del rifugio Contrin. Quella zona è a 2016 di altitudine, mentre noi qua dal passo Ombretta siamo partiti a 2700. Dopo aver camminato a lungo sulle rocce e sulla ghiaia, quindi sempre con un appoggio un pochino sfavorevole, adesso è meraviglioso sentirsi la terra battuta sotto i piedi,
e ammirare in questo trascorrere del pomeriggio il variare della luce con il progressivo scendere del sole. Sono ore stupende. Alla fine queste sono la ricompensa per quelli che hanno avuto la sfortuna o la sconsideratezza di partire tardi, perché i colori che la montagna offre in questa ora pomeridiana sono impagabili, non si trovano in nessun altro momento della giornata. Tutto è più netto, più contrastato, le rocce sono al massimo, alla esaltazione più completa di tutte le tonalità di cui sono capaci, e il verde è veramente smeraldo. Ormai siamo al rifugio Contrin, questo meraviglioso complesso davvero molto capiente, un rifugio davvero splendido, molto molto popolare, estremamente pratico, bisogna dire, per tutti gli escursionisti della Val di Fassa, perché è prima di tutto alla portata di chiunque e poi è veramente un ottimo punto di appoggio per chi intendesse pernottare per poi dedicare tutta la giornata successiva alla salita sulle meravigliose rocce che abbiamo visto oggi. È il Contrin, è veramente un gioiello prezioso, davvero un signor rifugio, forse potremmo dire un patrimonio escursionistico veramente senza pari, ecco, per quanto riguarda la Val di Fassa, proprio per la sua praticità, no? Come dicevo, cioè quella possibilità di rimediare una gita, no? Di risolvere una giornata quando non ci sono programmi, perché per esempio proprio grazie al Contrin, che si raggiunge facilmente in un'ora e mezza tranquilla di salita dal fondo valle di Alba Penia, quindi voi riuscite con la vostra famiglia, con i vostri bambini a raggiungere questa meta, siete sempre immersi nel verde e potrebbe essere questa la destinazione, oppure lo inserite all'interno di un giro che può comprendere per esempio il passo San Nicolò che abbiamo visto prima. Ma insomma è veramente una importante risorsa escursionistica, veramente preziosa, degna parte finale di questa nostra camminata. Tra l'altro ammirate la meraviglia di questo rifugio, che si compone di due edifici, quindi è un vero e proprio complesso in grado di ospitare veramente tante persone in grande comfort e con un eccellente servizio di ristoro. Alle spalle del rifugio abbiamo questo meraviglioso parchetto adattissimo proprio alle famiglie, che ospita una incantevole cappelletta perfetta proprio per i gruppi religiosi, per tutte quelle cerimonie particolari, quelle commemorazioni, insomma veramente a disposizione di chiunque volesse proprio fare di questa zona un luogo di culto, quindi aggiungere ulteriore sacralità a quella che già ispira la montagna. Continua la discesa lungo la Val Contrin. Qui ormai, come vedete, siamo nel pieno del verde, proprio siamo nell'essenza
della gita che normalmente si fa per andare al rifugio con Trin, che non necessariamente deve arrivare per forza al rifugio, perché già soltanto fermarsi e sostare qui nella valle è perfetto. Vedete, ci sono tavoli di ristoro, ma insomma potete apparecchiare un picnic ovunque, basta essere rispettosi dell'ambiente e come sempre portare i rifiuti a valle. Mi sono fermato qui un attimo per mostrare questa segnaletica. Allora, vedete qua, aspetta che forse è meglio, ecco qui, rifugio Passo San Nicolò, 1:45. Questo è la possibilità di creare un bellissimo e suggestivo giro ad anello che coinvolga proprio la Val Contrin e il rifugio Contrin. Veramente spettacolare la possibilità di andare al rifugio Passo San Nicolò, una cornice meravigliosa a cui sono molto affezionato per le sue caratteristiche paesaggistiche. È veramente un rifugio essenziale che si trova però su un alpeggio con un panorama nelle vicinanze e in lontananza assolutamente completo e perfetto, perché in lontananza vedete Sassbordoi per esempio e nelle vicinanze avete la Marmolada e tutto il gruppo Cima Ombretta, vedete le montagne che si affacciano sulla Valle San Nicolò, poi siete circondati di alpeggi, insomma avete roccia e verde sospesi come su un tappeto volante in una mistica fusione, un paesaggio meraviglioso. Quindi è una gita che raccomando moltissimo se alloggiate qui in Val di Fassa per la prima volta e ancora state cercando un modo di esplorare questi paesaggi, e vi assicuro che troverete veramente un profondo nutrimento per la vostra passione per la montagna. Per la parte finale di questo filmato vi devo chiedere scusa, in quanto ho dovuto lottare con un livello molto basso di carica della batteria del telefono, per cui dal Contrin in avanti ho dovuto rinunciare a realizzare i filmati, preferendo piuttosto scattare delle fotografie che non hanno lo stesso potere di coinvolgimento, ma almeno mi hanno permesso di documentare la fase finale dell'escursione fino all'arrivo in paese. Dunque, la percorrenza della Val Contrin è meravigliosa nella vegetazione lungo questo falso piano che accompagna proprio idealmente alla conclusione dell'escursione, facendovi contemplare il paesaggio senza fatica. Quando si arriva alla Baita Locha, che è l'ultimo rifugio, l'ultimo punto ristoro prima di scendere a valle, qui c'è la possibilità di scegliere. Ho fotografato proprio i segnavia dei vari sentieri e mantenendovi infatti sulla parte destra, quindi scendendo sul sentiero destro, voi raggiungete il parcheggio della stazione della telecabina che sale su a Champach. È un percorso che nell'ottica di come abbiamo impostato questo giro non è proprio la soluzione migliore, in quanto avendo lasciato l'automobile nel parcheggio del palaghiaccio, arrivare cioè alla telecabina Champach vuol dire rimanere ancora abbastanza distanti rispetto al palaghiaccio, anzi si è più in zona Penia che Alba. E così è meglio preferire un sentiero che porti proprio nel centro di Alba, e a mio parere questa versione, questa alternativa di sentiero è molto più preferibile, è secondo il mio parere più suggestiva. Quindi si rimane sulla parte sinistra che viene indicata come sentiero facile per Alba e appartiene tra l'altro al sistema di sentieri chiamato Trois de Ladins. È un insieme piuttosto importante lungo molte decine di chilometri,
appunto di Troy. I Troy sono i percorsi, sono proprio appunto i sentieri, così come vengono definiti nella lingua ladina, oppure per esempio, che io sappia, non so, nel dialetto dell'Alto Veneto. Mi ricordo per esempio che nel bellunese, dove comunque vi sono anche delle forti origini ladine nel linguaggio, la parola proprio Troy viene utilizzata per indicare i sentieri, il sentiero o i sentieri. E allora questo percorso è un misto tra strada battuta proprio da percorrere con i veicoli e sentiero nei boschi. Quindi ci si alterna un po' tra la strada grande e il percorso boschivo, e questo devo dire che è molto molto suggestivo, soprattutto quando lo si percorre all'andata, cioè all'inizio di un'escursione per salire verso il rifugio Contrin. Infatti, transitando in mezzo ai boschi, rimane quasi sempre nell'ombra, poi avete sempre quell'accompagnamento dei profumi che io sottolineo sempre quando si parla di percorso nella vegetazione del bosco, per cui prendendo il primo sole del mattino voi camminate sempre all'ombra di un tepore delizioso che addolcisce tantissimo la fatica e vi aiuta a entrare proprio nel giusto riscaldamento e nel giusto ritmo con cui affrontare poi l'intero percorso che volete fare. Ma anche nel nostro caso, che ci siamo trovati cioè a fine giornata a percorrere il Troy di Ladins proprio per scendere giù verso il paese di Alba, ecco, anche in questo caso il bello proprio di camminare nell'ombra del bosco è stato meraviglioso, anche perché poi in una situazione come la nostra, quando ormai, essendo ora tarda, non c'era più turismo, non c'era più il movimento, il disturbo da parte della gente, è facile anche incontrare natura selvatica. Per esempio nel mio caso ho incontrato un cervo giovane, e quindi insomma avere questi incontri ravvicinati, questi attraversamenti di sentiero, rimane sempre quell'esperienza in più che completa il ricordo di una giornata meravigliosa. Allora, scendendo giù lungo questo sentiero, il valore aggiunto che si ha, e non lo si ottiene se voi percorrete il sentiero che va giù direttamente al parcheggio della funivia, è quello di poter passare sopra la cascata del rio Contrin. Diciamo che anche dall'altra parte voi riuscireste comunque a vederla, perché a un certo punto della discesa trovate una piccola deviazione del sentiero che vi porta proprio davanti al rio Contrin che scende davanti a voi. Ma da questa parte, lungo il Troy di Ladins, avete invece il bello, proprio l'emozione, di superare un ponte proprio sospeso, fatto di tronchi, quindi un ponte anche molto bello esteticamente, con il quale proprio provate il brivido di trovarvi al cospetto della cascatella formata dal rio Contrin che passa sotto di voi con un rumore bello forte, e poi il ripetuto infrangersi dell'acqua sulle rocce crea proprio questa nebulizzazione che sale, che permea l'atmosfera, e soprattutto nelle ore più calde vi garantisce una climatizzazione, un refrigerio meraviglioso. Superata questa fase molto molto emozionante, direi una vera perla di questa discesa, che direi anzi sia proprio il motivo per cui preferire sempre e comunque questo sentiero, allora voi continuate la discesa fino a che il percorso vi mette davanti proprio alla doppia possibilità di continuare sulla sinistra in una variante che vi porterebbe fin su a Champach, altrimenti voi continuando a scendere sbucate proprio al di fuori del bosco lungo la strada principale che sale verso Champach e che ovviamente andando giù verso destra vi porta verso la parte alta del paese di Alba. Più precisamente andate a sbucare proprio dove finisce via Soraperra. Prima incontrate via Cook, dopodiché via Soraperra, che è la strada che per intenderci conduce alla chiesa e al cimitero.
quindi alla parte alta storica del paese. E allora ormai ci siamo, perché arrivati qui alla chiesa non resta poi che scendere, arrivare nella piazzetta centrale dove abbiamo preso la corriera questa mattina e poi scendere giù verso il palaghiaccio dove ho lasciato l'automobile. Insomma, purtroppo a causa di quell'inconveniente occorso alla partenza, per cui purtroppo per il traffico, per delle noie che hanno rallentato, hanno creato degli impedimenti al normale scorrimento delle corriere, si sono falsate tutte le coincidenze, per cui quel tempo di un'ora, un'ora e dieci, un'ora e un quarto che era stato preventivato e che poteva essere anche rispettato, perché essendo bassa stagione non c'è tanto traffico, perciò era logico aspettarselo. Però quel tempo lì che era stato preventivato purtroppo non lo si è mantenuto e così da poco più di un'ora di pullman abbiamo impiegato 3 ore. Quindi praticamente il tempo che impiego da Modena per salire a Canazei. E ahimè, con questo disagio, ovviamente anziché partire alle 10 di mattina, sono partito dopo mezzogiorno, come vi ho fatto appunto vedere. Questo ha falsato tutti i tempi. Ho cercato di tenere un buon ritmo per tutta la percorrenza, ma chiaramente è una gita veramente lunga, per cui mi sono ritrovato alle 8 di sera nel parcheggio del Palaghiaccio, quando logicamente sarei dovuto arrivare alle 6, e quindi le ore 18 sono perfette, ecco, per concludere una gita molto lunga. Ecco, ci sarebbe stato anche il tempo per rinfrescarsi ed eventualmente anche per andare alla cena dell'albergo, se io avessi alloggiato per esempio in un regime di mezza pensione con il ristorante nell'hotel. Ecco, per fortuna, proprio prevenendo dei disagi come questo, ho scelto una soluzione solo con pernottamento, per cui mi arrangio io con i pasti e così insomma ho potuto gestire l'orario più spensieratamente. Però ecco, questi inconvenienti che abbiamo vissuto insieme in presa diretta vi servono come monito per poter organizzare i vostri giri qualora decidiate di fare qualcosa di importante che potrebbe occuparvi tutta la giornata. Ovviamente la soluzione migliore, quella che taglia la testa al toro in ogni caso, è proprio quella di scegliere anche il pernottamento ai rifugi, così anziché condensare la camminata tutta in una giornata, la distribuite su 2 o anche più giorni se fate degli itinerari particolari, e così vi rimangono solo poche ore di cammino da effettuare per ogni giornata, e in questo modo così riuscite a gestire con più facilità il tempo di rientro. Signori, è tutto. Questa è stata veramente una gita fantastica, anche perché ci sono stati proprio momenti intensi di immersione e di contatto con la natura selvatica. Questo ha completato degnamente il mio ritorno dopo veramente tantissimi anni in un percorso meraviglioso, un paesaggio incantato. E grazie ovviamente a voi per avermi fatto compagnia e per essere stati una splendida comitiva. Grazie e ai prossimi appuntamenti in montagna. Ciao a tutti. Prima di salutarci, facciamo il riepilogo generale dei dislivelli e dei tempi di percorrenza che ho effettivamente riscontrato. La partenza del sentiero è stata misurata proprio dalla fermata dell'autobus di Malga Ciapela e da qui il dislivello per arrivare alla Malga Ombretta, prima tappa del percorso, è di 469 metri e ho impiegato 1 ora e 8 minuti. Ripartendo dalla Malga Ombretta, ho raggiunto il rifugio Fallier, che si trova a 196 metri di dislivello in salita, in un tempo di 30 minuti. Ripartito dal rifugio Fallier, qui è cominciato il tratto più duro, più severo del percorso, l'arrivo al passo Ombretta ha richiesto 600 metri di dislivello di un sentiero sempre piuttosto ripido e il tempo complessivo è stato di 1 ora e 44 minuti. Dal passo Ombretta arrivare al bivacco Marco dal Bianco è soltanto una questione di un breve spostamento di pochi minuti
Io ho segnato 3 minuti, comunque sono sufficienti per raggiungere quei 27 metri di quota in più con i quali calcoliamo il dislivello massimo totale in salita di 1292 metri. Quindi abbiamo un tempo effettivo di cammino totale per la salita di 3 ore e 25 minuti. Il ritorno verso Alba di Canazei fa tappa dunque prima al rifugio Contrin, che si raggiunge con 684 metri di dislivello a scendere, e ho impiegato circa 1 ora e 20 minuti. Dal rifugio Contrin per arrivare alla Baita Locha, che si trova 263 metri di quota più sotto, ho impiegato 40 minuti. Per scendere infine giù a valle dalla Baita Locha de Contrin fino al palaghiaccio di Alba di Canazei, il dislivello residuo è stato di 253 metri circa e mi ha richiesto 40 minuti di cammino. Quindi abbiamo che la ridiscesa a valle ha comportato un dislivello di circa 1200 metri e un tempo effettivo di cammino di 2 ore e 40 minuti. L'intera gita si è svolta in un tempo complessivo di camminata fra salita e discesa di 6 ore e 5 minuti.